Lunga vita alle fusioni, a dirlo, uno dei sindaci tra gli ultimi in ordine cronologico a promuovere proprio una fusione, ossia Mario Bazzani. Dal 2019 Torre de' Picenardi si è fusa per incorporazione con Ca' d'Andrea. Il governo ha da poco approvato l'estensione dei contributi ai comuni reduci da fusioni da 10 a 15 anni. Ciò significa che Torre riceverà aiuti statali fino al 2034. Se l'aspettava, Bazzani? No, no, non me l'aspettavo, è stata una bella sorpresa anche perché io ho pubblicato anche un articolo che è comparso su Italia Oggi a cura di un'associazione che si chiama ANPICI, che è un'associazione nata appunto per contrastare le fusioni e che gode di appoggi politici molto importanti a livello di forze politiche attualmente al governo, per cui tutto mi sarei aspettato fuorché la proroga di altri 5 anni, insomma. Per i futuri amministratori è un bel incentivo, insomma, perché si riesce a gestire con tranquillità. Noi l'ho scritto anche in un post, senza i contributi della fusione avremmo rischiato il default, perché abbiamo in questo momento 4 persone, di cui 3 minori in comunità, a totale carico del comune, con spese rilevantissime. Senza questi contributi non ce l'avremmo fatta, insomma. Da contare anche poi, ad esempio, il discorso che viene sempre più avanti di integrazione della rete nell'RSA. Anche lì abbiamo casi molto gravi con integrazioni di 800 euro al mese per persona. E riusciamo a far fronte a tutta questa esplosione di spesa sociale grazie anche ai contributi. La battaglia pro fusione vede da sempre Mario Bazzani in prima linea. In Piemonte ci sono 42, mi sembra, comuni sotto i 100 abitanti. In Lombardia 10 comuni non arrivano a sommare 600 abitanti. E per gestire questi 10 comuni, appunto 10 sindaci, 20 consiglieri, e 100, 20 assessori e 100 consiglieri comunali. Insomma, anche questo secondo me è uno spreco. Cioè.